traduzione è un lavoro enciclopedico. È un lavoro enciclopedico nel senso che il traduttore deve conoscere il contesto in cui vive lo scrittore, in cui è ambientato magari il romanzo, se traduce letteratura, e quindi non è un fatto semplicemente linguistico, cioè richiede una preparazione a tutto campo di carattere. È anche un lavoro in realtà che ha a che fare con la poetica, nel senso che soprattutto in letteratura non riguarda unicamente la questione delle conoscenze. La conoscenza naturalmente è fondamentale, sì, certo. Ma il traduttore conosce i propri limiti, sa cosa deve andare a cercare. Però il traduttore arriva con il suo bagaglio di conoscenze che può ampliare man mano, ma arriva anche con il suo bagaglio personale, certo, con la sua sensibilità, con le sue letture, con tutto quello che appunto in qualche modo lui è. Ed è per quello che poi un testo tradotto diventa una poetica anche del traduttore. Quindi le traduzioni particolarmente riuscite sono quelle in cui le due poetiche si incontrano, secondo me. Sì. Questo mi sembra che sia anche un po' pericoloso però a volte, perché tornando un po' al discorso della traduzione come interpretazione e pensando a quello che adesso sto un pochino studiando di più, anche la traduzione però orale, quindi forse cambia qualcosa. Durante l'audizione per i richiedenti asilo, parla di rifugiati, i dinieghi si basano sulla storia, sulla coerenza interna della storia, esterna, cioè se a distanza di tempo stai dicendo le stesse cose, eccetera. Però ovviamente questi rifugiati spesso devono essere tradotti. E di fronte a delle traduzioni che sono imprecise o che cercano di fare un'interpretazione perché a volte magari mancano dei concetti, oppure un caso che mi ha particolarmente colpito perché si raccontano cose così brutte, così violente, che il traduttore fa fatica a tradurre quelle cose, quindi cerca di edulcorare un po' magari quello che sta dicendo, ma questo fa una differenza enorme per il richiedente asilo, perché quello è esattamente quello su cui poi chi deve decidere guarda e decide su quelle parole, come se quelle parole fossero passate in maniera lineare da una lingua A a una lingua B, cosa che non succede evidentemente come stiamo dicendo, e lì secondo me appunto si vede anche quello che dicevamo all'inizio, insomma il peso etico della traduzione e politico anche, perché tradurre una parola con un'altra fa totalmente la differenza. Ad esempio ho letto stralci di un'intervista ad un richiedente asilo che stava chiedendo l'asilo perché veniva perseguitato nel suo paese perché in pratica era omosessuale, anche se anche lì il concetto di orientamento sessuale non è uguale in tutte le culture, non c'è in tutte le culture, però di fronte a una commissione occidentale quello bisogna dire, cioè che il mio orientamento sessuale è omosessuale. E il traduttore ha tradotto prima amico, poi ha tradotto partner, poi ha tradotto fidanzato, in tre contesti diversi, e questo è stato un motivo per cui è stato respinto, perché non usava sempre lo stesso termine, perché questo denotava, secondo chi ha deciso, una confusione, perché evidentemente se io chiami amico, poi partner, poi fidanzato, non sai esattamente che cos'è, quindi probabilmente stai mentendo. Oppure un'altra cosa, ormai si tende a dare soltanto più l'asilo a chi scappa dalla guerra, dalle persecuzioni, eccetera. Chi scappa dalla fame, quindi chi vorrebbe magari migliorare la sua condizione ma non rischia la vita nel posto dove sta, è considerato un migrante economico e quindi in quanto tale viene rigettato. Se chi deve decidere, appunto il giudice, insomma chiunque debba decidere, sente la parola fame nella traduzione che viene fatta, rifiuta la richiesta di asilo, perché la fame non è un motivo per cui scappare dal proprio paese, non è un motivo per cui ricevere protezione internazionale, lo è la guerra, la tortura, la violenza, l'appartenenza a un gruppo sociale diverso, qualsiasi cosa questo voglia dire. Esatto, ci sono una serie di cose, ma quindi la parola fame non deve mai essere pronunciata evidentemente dal traduttore. Questo io non so se poi chi deve tradurre in questi contesti lo sa, non so se c'è una formazione specifica, ecco, non so neanche se dovrebbe esserci, nel senso che evidentemente una pratica che letteralmente cambia la vita di una persona si basa soltanto sull'ascolto, su un ascolto non diretto, senza guardare a differenze culturali, di pensiero, di concetti che possono esistere o no, e anche appunto nella traduzione,
un problema più ampio, però appunto mi aveva colpito questa cosa. Però questo è un po' quello che diceva lei, cioè che il traduttore deve anche essere consapevole del contesto che sta traducendo, sì, e quindi del compito che ha in quel momento. Giustamente un conto è tradurre una poesia, un conto è tradurre in un contesto giuridico. Io penso che quando lei dice che il traduttore deve interpretare, non intende dire che sovrappone un altro significato. Cioè, in quel caso interpretare significa che deve decidere quale una parola potenzialmente intraducibile. Polisemica. Polisemica, no? Polisemica rispetto alla nostra lingua. No, per esempio farmaco, i filosofi sanno questa famosa discussione sulla parola farmaco, in greco che significa sia rimedio sia veleno. Allora, come lo traduciamo? È un veleno oppure non è un veleno? Cioè, se la lingua di arrivo non ha, come dire, la stessa capacità semantica della lingua di partenza, interpretare come lo intende lei significa che il traduttore è costretto a decidere di fronte a questi casi estremi di intraducibilità e di non perfetta resa nella lingua di arrivo. Cioè, deve in un certo senso prendere una strada. Deve decidere, lo rendo con questa parola, per quanto magari non restituisce tutta la polisemia, appunto, perché poi è una polisemia, io ritengo, rispetto alla lingua di arrivo. Farmaco in greco è una parola che ha un significato univoco, che noi non abbiamo e che dobbiamo rendere o con rimedio o con veleno. Allora a me piace pensare che il traduttore, è la cosa che mi piace di più della traduzione, è solo uno che si fa un sacco di domande, e la parte più divertente è interrogarsi su quello su cui non ti saresti mai interrogato se non avessi pensato che l'ha detto un altro, un pezzo di mistero, no? Qualcosa che è irriducibile a te. E questa secondo me è la parte più, tra virgolette, onerosa, perché è ovvio che una traduzione che va di corsa e non si fa domande se fa prima, però la parte più bella è proprio, che forse è la parte che è più divertente, anche quella che ti consente di sentirti in un viaggio invece che in un lavoro a tavolino, è proprio quella che ti, in realtà ti scopri che ti dovevi porre una domanda persino su quel termine lì che non ti sei posto, e allora quella è affascinante, no? È vero, un po' vertiginoso anche, perché poi tu... Io effettivamente questa cosa l'ho vissuta molto, perché per una persona come me, appunto, che ha due famiglie diverse, no, di contesti culturali diversi, capire come tradurre le cose e integrarle in me stessa, e quindi va bene tradurre da una lingua all'altra, però poi capire questi concetti e interiorizzarli, mi rendo conto che è veramente difficile, quindi... E quello che dici tu è quello che diceva lei, ovvero questa interiorizzazione di mondi diversi che ti fanno porre tante domande, no? E in cui tu ti muovi, alla fine non è diverso da ciò che facciamo noi quando leggiamo, no? Quando ci perdiamo in un libro, quanto ci piace perderci in un libro. Ecco, tradurre è quello, la potenza, nel senso che non solo ti ci perdi dentro, ma in più gli ridai una voce, ed è bellissimo. Sì, cioè... sì, secondo me è una delle attività più affascinanti, tradurre. No, il traduttore ha questo doppio sguardo, no? Sia dall'interno della lingua e sia dall'esterno, perché gli dà una profondità diversa nella sua traduzione.